Ultima puntata marittima del De Rossi. Poco tranquilla, col mare grosso e altre piacevolezze. La notte era calata oscura e il cielo era nuvoloso. Tutta la squadra aveva i fanali di posizione accesi. In cima all'albero dei segnali occhieggiava una lampadina. Ad un tratto venne l'ordine di oscurare ed ogni luce si spense, ad eccezione della lucciola azzurra a raso dell'acqua. A poppa di ogni corazzata. Era impressionante quel navigare a tentoni nelle tenebre, sapendo di avere davanti e di dietro altri colossi nelle stesse condizioni. Scesi a girare la nave, in ogni angolo ombre silenziose vegliavano i posti di combattimento e dalle porte dei compartimenti stagni. Qualche lampadina azzurra illuminava i meandri più interni. Salii e andai a poppa. Il ponte era rasato, senza parapetti. Mi spinsi all'estremo, curvandomi sotto la raffica. Il debole bagliore del lumino azzurro illuminava la scia, confondendosi con la fosforescenza marina. Della Napoli non riuscii a scorgere la prora, vidi invece le scintille sfuggenti dalle ciminiere delle torpedini che la tradivano, cioè ne facevano percepire la presenza. Tornai vicino al Corsi ed osservai come funzionasse il comando. Davanti alla torretta corazzata, entro la quale egli avrebbe dovuto stare, in una cabina di vetro messa su per la circostanza, vi era un telemetrista col suo enorme strumento. Ehi fissava il lumino della Elena e ad ogni variazione di distanza la denunciava ad alta voce: metri 500, 425, 450, 500, 450, eccetera, eccetera. Accanto al comandante, un ufficiale, a seconda di queste indicazioni, ordinava nel telefono altisonante della macchina: 50 giri, 40 giri, eccetera, regolando la velocità della nave in modo da aumentare o diminuire la distanza da quella presente. Quando poi la distanza scemava troppo, rapidamente gridava alla macchina: arresta! E dal timoniere faceva segno di accostare a destra o a sinistra, sino a che tutto si rimetteva in ordine. Cosa semplice, quasi automatica, ma un minuto di disattenzione poteva avere gravi conseguenze. Il mare ingrossava, ora tutta la prora ne era coperta. In quel momento si accese un proiettore dell'ammiraglia e si fissò un istante sopra una torpediniera che apparve avvolta da spruzzi sino alla ciminiera, rollando da far spavento. Il proiettore si spense, si accese l'occhio ammiccante alla cima dell'albero e segnalò alle siluranti di diminuire la velocità. Verso il mattino, un'ombra colossale apparve a un centinaio di metri a babordo della Roma. Era la Napoli che Cagni conduceva a passeggio nella oscurità. Tra i due comandanti si iniziò allora questo dialogo col megafono. Di Cagni, non rompere le scatole, state al tuo posto. Cagni rispose: sono stufo di respirare il tuo fumo, ora vado a trovare l'ammiraglio. Difatti si portò all'altezza della Elena, ma un rimbrotto lo ricacciò all'indietro. Intanto l'Amalfi, ultima della fila, non si era accorta della sparizione della Napoli e serrando sotto ora si trovava dietro noi, cosicché quando la Napoli ci ebbe lasciato sfilare, l'Amalfi stupì di vedere davanti a sé due lumi azzurri ed accese il proiettore. Seguì un altro dialogo agrodolce e poi tutto tornò all'ordine. Ho narrato questo episodio per dare un'idea della tempra di quei capi e del Cagni che giocherellavano, per così dire, con mare grosso e nel buio con quei colossi, come se fossero cutters da regata. Spuntò l'alba e si poterono scorgere le siluranti avvolte di spuma, quasi stessero per affondare da un momento all'altro. L'ammiraglio segnò loro di portarsi a ridosso del Gargano, mentre noi, rollando appena sul mare scatenato, seguitammo la rotta per il nord. Avevo passato la notte in bianco, ma quel vento impregnato di salsedine mi dava forza e la curiosità di vedere e sapere di quella vita di marinaio che tanto avevo desiderato mi rendeva insensibile alla fatica. Arrivò di lì a poco il registro del senza fili, ov'erano riportate tutte le comunicazioni catturate, diremo così, durante la notte.
Dialoghi tra navi misteriose, chiamate degli amici dall'altra sponda, persino i telegrammi del re imbarcato sulla Trinacria alla regina, poi notizie politiche, fattacci, faccezie di una nave francese con un'altra della stessa nazionalità, un vero gazzettino. Dopo avvistato il Monte Conero ad Ancona, incontrammo un vapore carico di giornalisti. Più tardi comparve anche la Trinacria. Il nemico doveva essere vicino, infatti mezz'ora dopo fu segnalato a nord-est. La manovra della squadra dell'ammiraglio d'aste si compì con una precisione ammirevole. La nave reale segnalò: cessazione di manovra, governate su Venezia, ancoraggio al pelo rosso, ossia fuori del porto di Malamocco. E dopo una pausa salì al piccola bandiera che in linguaggio convenzionale vuole dire: sono contento di voi. Il piacere dell'elogio reale rimaneva amareggiato dalla prospettiva di ancorare tanto fuori di Venezia. Dopo questa esercitazione vi fu la rivista navale. Generalmente per questa funzione le navi si dispongono su due linee parallele e chi passa la rivista percorre quella specie di corsia salutato alla voce dagli equipaggi. Poi va a collocarsi in disparte, immobile, e davanti a lui, l'una dopo l'altra, sfilano le navi, passando più o meno vicino alla prua del legno ammiraglio. Da noi, invece, lo sfilamento è un vero tour de force di abilità marinara, perché l'ammiraglia non sta ferma e tutte le navi vengono con una costata a passare davanti alla prua a poco più di 50 metri. Bisogna sì esatto il calcolo della velocità dei due legni e dell'angolo che debbono fare le due rotte, altrimenti o si passa troppo lontano o succede un investimento disastroso. Ho sentito dire che questo sistema fu adoperato per la prima volta a Napoli davanti a Guglielmo, che lo ammirò molto. Invitato, presi posto sulla plancia di comando dietro al corso. Il momento che le due navi corrono una attraverso della rotta dell'altra è emozionante, l'investimento sembra inevitabile. Il comandante era, come di solito, impassibile in viso, ma vedevo le mani contratte, le unghie infitte nella palma della mano. Passammo con la velocità di un diretto 50 metri dalla prua della Trinacria, che correva essa pure sui 18 nodi. Vidi distintamente il re e Bettolo sulla plancia, e dal grido stentoreo del mio comandante di "Evviva il re!" unii io pure la mia voce a quella dell'equipaggio. Fu un minuto di emozione senza eguale. Uno sbaglio di un giro di macchina a quello di un secondo nel timone, disse il Corsi, e sarebbe successa una bella frittata. Rimontammo al pelo rosso. Verso le 14 il mare cominciò ad ingrossare. L'ammiraglio segnalò che una torpediniera avrebbe raccolto gli ufficiali che intendessero andare a Venezia, e difatti questa silurante passò sotto bordo delle corazzate e fu presto piena. Contai sei capitani di vascello ed il resto in proporzione. Per il rientro a bordo, una cannoniera a fondo piatto della difesa locale doveva salpare alle 23 dalla riva degli Schiavoni. La comandava un vecchio maresciallo per nulla intimidito dai tanti pezzi grossi che aveva a bordo, il quale seguitava a borbottare tra sé e dialogare nel portavoce col macchinista. Giunto al posto di Malamocco, al porto di Malamocco, le prime ondate del largo cominciarono a scuotere la cannoniera seriamente. Fuori il mare era grosso ed affrontarlo con una nave adatta solo per la laguna non era prudente. Infatti il maresciallo ordinò di ritornare a Venezia. Un coro di proteste si alzò dagli ufficiali e specie dai capitani di vascello. Come? Non dobbiamo raggiungere le nostre corazzate? Se il mare è grosso, ragioni in più per andarvi, eccetera, eccetera. Ma il maresciallo imperterrito alzò la voce alla sua volta e gridò: Qui son patron mi e comando mi e torno indrio. Allora eravamo di nuovo in piazza San Marco. I giovani avevano trovato subito da occuparsi, ma gli anziani avevano la prospettiva di passare la notte al Florian, che come si sa sta sempre aperto. Gli alberghi erano tutti pieni. Ero da poco seduto al caffè Florian con Corsi quando questi, balzando in piedi, esclamò: Non sia mai che io non torni a bordo questa notte. Andiamo all'arsenale a prendere una barca a vapore. Lo seguì e dopo molto lottare per averla partimmo. Fuori di Malamocco il mare era indiavolato, tutte le corazzate avevano per precauzione i fuochi accesi e noi fummo subito bagnati sino alle ossa. Infine arrivammo sotto la Roma, Corsi mi fece: Come se la sente, bersagliere?
Comandante, risposi, se ce la fa lei, ce la farò anch'io. Ma dentro di me non avevo tanta sicurezza come vantavo, ma il secondo della Roma aveva avuto tempo di fare le cose per bene. Un braccio sporgente dalla corazzata era stato fornito di un paranco con un gancio, cosicché, imbragatici come un sacco di carbone, fummo sollevati e poi, girando il braccio, deposti delicatamente sul ponte. Così chiusi il mio periodo di navigazione.